Gli esercizi di yoga facciale si possono eseguire sia in forma statica che in forma dinamica. Che cosa vuol dire e qual è la differenza? Innanzitutto, quando si inizia a praticare questa disciplina, è importante iniziare con la forma statica. Statica cosa vuol dire? Vuol dire fare la posa, ovvero le pose che richiede l'esercizio, e poi mantenere l'esercizio in quella posizione per una ventina o trentina di secondi e poi ripetere lo stesso esercizio altre 2 o 3 volte. La forma dinamica invece consiste nel fare lo stesso esercizio, però tenerlo per pochi secondi e poi lasciarlo, poi rifarlo e trattenerlo per pochi secondi. Quindi qua si parla di ripetizioni e non di mantenere per un determinato periodo di secondi. Qual è la differenza? Come detto prima, è importante iniziare con la forma statica perché, non avendo ancora padronanza del movimento della muscolatura, è importante mantenere le pose in quella determinata posizione. Poi, appresi gli esercizi e avendo un po' più di dimestichezza con il movimento dei muscoli, si può fare lo stesso esercizio anche in forma dinamica. Se si parte dall'inizio con la forma dinamica, si rischia di creare corrugazioni e appunto includere anche altri muscoli che l'esercizio non richiede. Vediamo un po' un esercizio che può essere fatto sia in forma statica che in forma dinamica. Ad esempio, il lifting del viso. La forma statica sarebbe così. E manteniamo per una ventina di secondi e ripetiamo 3 volte. La forma dinamica invece di questo esercizio sarebbe così. Quindi è come se facessimo dei sollevamenti con i muscoli. Facendo gli esercizi in forma statica abbiamo più controllo sui movimenti, più focalizzazione. E i muscoli si rafforzano e aumentano di volume. La forma dinamica invece degli esercizi, che è per i più esperti, migliora la resistenza muscolare e la tonicità. Richiede però un po' più di coordinazione dell'uso muscolare.